la giornalista Francesca Fagnani, in onda da mercoledì 14 marzo alle 23.30 sul canale 9 con Belve, che cosa avranno in comune l'ex brigatista Adriana Faranda, l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace e la criminologa Roberta Bruzzone. Sono tutte donne e belve, secondo la dicitura del nuovo programma prodotto dall'Oft per Discovery Italia, al via sul canale 9 da mercoledì 14 marzo alle 23.30. Un ciclo di interviste a figure femminili che hanno fatto della e della determinazione un modello di successo, anche se non sempre di virtù, e che rivendicano con orgoglio la propria spietatezza. Top Stories a intervistarle, la giornalista Francesca Fagnani, nata professionalmente sotto il segno di Giovanni Minoli, cresciuta poi tra Michele Santoro e Ballarò. E, dal 2013, anche compagna del direttore del TG La 7 Enrico Mentana. Una, insomma, non certo nuova alle forti personalità. Francesca, partiamo innanzitutto dal titolo, Belve, perché è un titolo che racchiude il senso che volevo dare a questa serie di interviste, raccontare la complessità delle donne, il loro diritto a essere non amabili, prepotenti, ambiziose. Negli ultimi anni in maniera assolutamente legittima il femminile è stato rappresentato come parte debole. Dai femminicidi alle quote rosa al caso Weinstein sembriamo più dei panda da tutelare. Non è così. Donne e uomini hanno lo stesso talento, tanto nell'essere generosi quanto nell'essere perfidi. Si dice che le donne lo siano addirittura di più. Ma non è vero. È vero invece che anche le donne hanno le stesse ombre e le stesse contraddizioni degli uomini, e spesso fanno scelte che le portano a grandi successi o a devastare le vite altrui. Ci sono donne determinate, prevaricatrici, maledette, non solo cattive per difesa, che rivendicano il diritto a esserlo. E la parità passa anche da qui. A tutte le sue intervistate è piaciuta la definizione di belva, ci sono state reazioni differenti, una, di cui ovviamente non farò il nome, mi ha suggerito di chiamare il programma In Gamba, alla Bruzzone, invece, il titolo Belve non bastava, voleva aggiungere, assetate di sangue. Qualcuna che ci fa e non ci è? Per alcune ho avuto una sensazione diversa da quella che mi aspettavo. Giuliana Desio, per esempio, è stata simpaticissima, mi ha fatto così ridere che quasi non riuscivo ad andare avanti. Alessandra Mussolini, che nei talk show sembra una guerriera, sempre pronta a litigare, ha tirato fuori un'umanità inattesa. Non che non sia una lottatrice, ma non così belva. Bernardini De Pace, ha fatto da apripista in un settore, quello degli avvocati divorzisti, che praticamente non esisteva, facendosi strada con le unghie e con i denti. Oggi il 70% dei suoi clienti sono maschi. Questo insegna che non bisogna aspettare le quote rosa sono una finta uguaglianza, una gentile concessione dell'altro. Io preferisco un'Angela Merkel a 50 candidate italiane che non sono all'altezza e con la loro inadeguatezza finiscono per non onorare la causa. Movimenti femminili scaturiti dallo tsunami Weinstein, che cosa pensa? Come prima lettura dico ben venga, hanno scoperchiato un sistema e difficilmente si potrà tornare indietro. D'altra parte, però, non si possono mettere sullo stesso piano persone che subiscono molestie, violenze a cui è impossibile ribellarsi e un certo opportunismo di chi comunque ha la possibilità di scegliere tra il rischio di non fare carriera e l'accettare un avance. Se fa premio la paura di non fare carriera, risa allo schifo che puoi sentire addosso. Con quelle mani non sei una vittima, lo hai scelto. Quello è un maiale, fa schifo, è un porco, tutto gli possiamo dire, però tu hai accettato. Avere donne l'aiuterebbe davvero? Io donne e uomini li metto sullo stesso piano. Se da ragazzino ti insegnano che cosa è il RIS, a certe degenerazioni non ci arrivi. È un fatto culturale più che di belve, impossibili, che le sarebbe piaciuto intervistare, Maria la Sanguinaria, ma anche la strega di Biancaneve. Anzi no, la strega di Biancaneve no, perché era una rosicona e le rosicone non mi piacciono. Lei ha lavorato con Santoro, una belva, pur lui? Ma no, direi di no. Certo non è docile, come del resto lo sono tutti i grandi caratteri.
Lei con un grande carattere ci convive pure. Difficile. Mi sono allenata sul lavoro dall'inizio. Ho fatto tantissima palestra. Diciamo che ho una buona preparazione atletica che mi aiuta anche a casa. Ride. Perché, tra una maratona e l'altra riuscite anche a vedervi? Ma sì, in Italia si vota poco. Ste maratone due.